Everybody in Bunny Isle, Viviana Houston, for you in streaming. I will be very, very soon with Loredana Loring, that is here with me in streaming. And we welcome you all. Enjoy the pictures. And also, we will start in a few seconds, I think, whenever Loredana is ready to go. So stay tuned, because we have a trip to do together. La mostra si chiama Ritratti di donne keniane, il futuro dell'Africa, ed è molte cose insieme. Innanzitutto fa parte degli eventi della settimana del Second Lay, legati, come sapete, alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Quindi ringraziamo anche gli organizzatori che sono qui presenti e vi invitiamo a seguire anche gli eventi futuri. Quel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà, e ti chiedi chissà siamo qui per volere di chi. Poi un raggio di sole ti abbraccia e i tuoi occhi si tingono di blu, e ti basta così, ogni dubbio va via, e perché non esistono più, è una giostra che fa questa vita che
teniamo a dire che la mostra fotografica è dedicata alle donne che sono veramente il futuro dell'Africa. Che la R&B, che è il nome del progetto, significa tutti quanti insieme, da fare tutti insieme. In lingua swahili esattamente significa lavorare insieme, ma è un po' un'incitazione, un po' come il nostro Hoissa, vai, andiamo tutti. Ogni anno la generosità del popolo di Second Life per R&B si riesce a versare attraverso questa associazione dai 1.000 ai 2.000 euro per le scuole in Kenya. Quindi amici R&B, facciamo tutti quanti insieme quest'altro passo questa sera. La mostra resterà fino alla fine di dicembre e ogni donazione che farete è un aiuto grandissimo. Le foto, come dicevo prima, sono anche in vendita a 100 linden e la vendita andrà ovviamente in donazione. Inutile chiedersi se c'è da fidarsi, perché non ci sarebbe tutto questo movimento, ecco, e tutto questo lavoro dietro ogni evento se la cosa non fosse veramente sentita di cuore. Io so che per Loredana lo è assolutamente, e quindi garantisco anch'io, ci metto anch'io la faccia. Capito Lori? Ho perso di nuovo Lore? Capito, ci sono. Ok, vai. Vai, bravissima. Comincia a raccontarci le prime foto di questa. Abbiamo scelto, ovviamente non tutte perché sono tantissime, ma abbiamo scelto un pochino di foto da raccontarvi. Quindi vi lascio a Loredana per la prossima spiegazione. Allora, benvenuti a tutti. Partiamo per questo viaggio che ci porta sulle rive del Lago Vittoria. Ci porta esattamente dove vedete la foto adesso proiettata sul cartellone. È un luogo bellissimo. È la costa keniana del Lago Vittoria, e il nostro progetto si svolge sulla penisola di Nyandiwa. Nyandiwa è il villaggio principale, e tutte le foto di questa mostra sono state scattate in questa zona esattamente quest'estate, per cui tra luglio e agosto, e le ultime sono di settembre-ottobre. Sì, le foto sono veramente tante, sono 32 dislocate in tutta la land. Vi invito a cliccare su ogni fotografia, così potrete avere anche il note che vi dà le spiegazioni in particolare. Questa mostra, abbiamo detto, che è dedicata alle donne. E in una società molto maschilista come quella keniana, il capo del nostro progetto in Kenya è proprio una donna. E vi invito a cercarla tra tutte le foto, perché è ripetuta molte volte. Il nostro manager si chiama Margaret Ongombe ed è una donna veramente eccezionale, molto forte, molto tenace, che con la sua coerenza e il suo coinvolgimento ha saputo catturare il rispetto di tutti. Ecco, adesso la vedete in una delle fotografie della mostra. Qui sta ricevendo un riconoscimento da parte delle studentesse del nostro college. E Margaret, in 30 anni di lavoro di questo progetto, ha saputo cambiare profondamente anche le tradizioni del nostro paese, perché insomma io mi sento ormai parte. Tu ormai sei keniana di sangue. Del Kenya. Sì, sì, esatto. È riuscita a cambiare delle cose importantissime. Lei ha imposto di essere l'unica donna di suo marito, per cui ha fatto diventare la monogamia una moda, e adesso molte ragazze la seguono, e per questo la famiglia nei nostri villaggi sta cambiando, e questo è già un dato importantissimo. L'altro fronte, a parte il fatto di essere a capo di un progetto così importante e di essere donna, è il fatto di aver fatto studiare le sue figlie. La sua figlia più grande sta per laurearsi in medicina, per cui, come giustamente ha scritto una delle studentesse che quest'anno è stata in Kenya a lavorare,
le donne, le bambine di Nyandiwa sono bellissime. Sono come dei germogli, dei boccioli in attesa di trasformarsi in fiori vivaci, ha scritto proprio così, in una metamorfosi lenta e graduale che cambierà il volto dell'Africa. E per questo questa mostra si chiama, ha questo titolo, Le donne sono e saranno il futuro vero dell'Africa. Nella foto adesso vedete nuovamente Margaret, la foto è di pochi anni fa quando riuscì a venire in Italia e incontrò i bambini delle nostre scuole di Milano che lavorano in gemellaggio con le scuole in Kenya. Abbiamo redatto insieme molti libri di favole, molti book che attualmente sono online. E poi vi faremo passare tutti i link dove potrete visitare i siti e leggere anche queste favole bellissime. Dicevo che Margaret è una donna molto particolare. Il fatto che abbia fatto studiare la figlia e l'abbia fatta diventare anche questa una moda fa sì che le bambine, queste bellissime bambine che vedete nella fotografia, non divengano più spose bambine, non vengono più date in spose a 10 anni ad uomini magari attempati, ma hanno il tempo per crescere e per scegliere qual è la loro strada, quale sarà la loro strada futura. Queste bimbe che vedete così belle, non vi traggano in inganno, loro, come esattamente noi, non vogliono farsi fotografare brutti e stracciati, vogliono apparire al meglio di loro stessi. Non fatevi ingannare da certe pubblicità che sono un po' falsificanti. Gli africani non sono diversi da noi. Nelle foto vogliono sembrare belli, e lo sono. Come noi. This photo exhibit is dedicated to the women, as you know, who are the future of Africa, and it's a woman that coordinates the R&B project. Margaret Ongombe is her name, and it's a tenacious and courageous woman who has earned the confidence of all, challenging the ancient opposition of Kenyan male-dominated society. Her example in 20 years has changed the tradition of the community step by step, because she chose to be and decided to be the only woman for his man, for her man. And that's very important, because, you know, there is the monogamy is not something that belongs to that continent. Like her, the women and girls of Nyandiwa, that is the village, are very, very beautiful. And Loredana was saying right now that fortunately monogamy has become fashionable, and with that the babies are not given to old men at all. Not completely, but in a good part. They are... learning, they are learning to live better than they do. That's what we were saying with Loredana. It's not that simple for me to translate everything live, because, you know, my English is not that good. We are watching picture in the big screen you find in at our right side, and then you can find picture that are that has been done from guys, scouts, boy scouts that have been there this last summer, in June, July, September. Okay, let's go ahead. We talk a little in Italian and a little in English to make everyone happy. Dunque, abbiamo parlato prima di Harambe e di cosa significa. Io sbaglio spesso, dico Harambe. Loredana lo sa. Ma Harambe si dice assolutamente in lingua Swahili, e parlando con Loredana negli scorsi giorni, Loredana, intanto ti saluto di nuovo, chiudo il mio microfono per ripassare lo streaming, perché dobbiamo regalare una cosa ai nostri ospiti, ai nostri amici, grazie di nuovo. E Harambe ha anche un inno
proprio keniano, un inno che è stato cantato molte, molte volte da questi ragazzi. La cantano ogni giorno perché è un po' anche una preghiera, se vogliamo, un po' un momento di incontro di tutta la comunità. E l'ascolteremo insieme perché io la canterò insieme a loro e questa è una cosa secondo me bellissima. Io mi sono emozionata tantissimo quando l'ho sentita la prima volta e quando ci ho cantato insieme la prima volta. Spero di riuscire a cantare in questa lingua perché non mi è mai capitato prima e quindi vi dico, prima di farvi ascoltare l'inno e di sperare che voi lo vogliate cantare insieme con noi, cosa dice. L'inno dice: Harambe, Harambe, lavoriamo tutti insieme per costruire le nostre scuole. E dice, attenzione, noi ringraziamo gli italiani per aver iniziato un Harambe. Harambe rende il lavoro più facile e per questo continuiamo. Continuiamo a unire le nostre mani e lavoriamo insieme in un gruppo unito. Continuate a venirci a trovare. Anche se non siamo tutti uguali per salute e ricchezza, se siamo capaci di donare quel che abbiamo, alla fine avremo un buon risultato. E noi sappiamo che le persone che non hanno niente sono capaci di donare più di quelle che hanno tanto. Quel poco che hanno lo condividono con gli altri. Se ognuno si impegnerà per aiutare un poco, allora la misura sarà riempita. L'amicizia fra noi può migliorare e diventare più stretta. È come un piano di Dio e sarà sempre più grande. Harambe, Harambe. Noi ringraziamo gli italiani per aver iniziato un Harambe. Harambe rende il lavoro più facile e per questo continuiamo. Mano sul cuore, cantiamo con loro. Fiki unikama bangu ya wamuku yazimali du mishle harambe Uruisa, kwani ya zarambe.
Yeah.